Sick Tamburo, il CD si chiama anche Sick Tamburo e stasera siamo anche filmati per KTV, KTV Live in, appunto radio qui su Fatti Sentire. The rainy lanes and I catch the cobblestones, my steps and reflected in the light. Is perfection in her glance and her dancing eyes, light a burning fire in mine, and it happens all the time. Sì, allora, questa canzone è una versione acustica di una canzone che abbiamo registrato, che abbiamo scritto insieme. Era il primo pomeriggio che siamo trovati insieme, era il mio anniversario di matrimonio. Siamo nel mio studiolo. Allora ho detto, non ho comprato niente per la moglie, se facciamo una canzone e registriamo su un CD, lo do come regalo di anniversario. Sì, perciò è nato, scritto musica e testa, per scappare in prigione. Mixato al volo e lui l'ha presentato sì, sì. A sua moglie alla cena, carino, molto carino. E si chiama Anywhere She Goes. La musica è stata tutta la mia vita personale, carriera, ho girato il mondo, ho fatto il vagabondo cantautore in California, a Toronto, sono nativo di New York, andavo a vedere i concerti di Led Zeppelin, ho visto Jimi Hendrix a New York, ma da ragazzino, sono vecchio ormai, ho tutta questa storia alle spalle. Io sono di Dublino e ho abitato 6 anni in Francia e poi venivo in Italia in vacanze proprio sul Lago d'Orta e non capivo perché tornavo a Dublino, perché a Dublino sono della città e piove e fa sempre grigio, però non capivo perché tornavo a Dublino quando c'era tutta questa bellezza al Lago d'Orta. Mi trovavo bene qua. Beh, hai trovato anche un po' di pioggia al Lago d'Orta. Sì, 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 sì. Roads that lead me to tomorrow. Ci siamo sul battello di Arona, che è un locale simpaticissimo, è un battello. E facciamo un plug per cosa sì. Fa. Abbiamo un amico che si chiama Fabrizio Trabucco, Naso si chiama, e lui organizza serate in nostra zona per giovani artisti o per quelli che fanno loro canzoni per venire a cantarle davanti a un pubblico. E era una serata così sul battello di Arona. Che non so, c'era Claudio Sanfilippo. C'era Claudio Sanfilippo. Claudio Sanfilippo, che è un grande cantautore. Ha scritto per Nina brani, bravo. E ognuno suonava un paio di brani. Io, Arona è un po' la mia seconda casa, allora era un po' un ritorno per me, ripeto, perché avevo mollato l'aspetto live. E ci siamo conosciuti in quella serata lì. Anni 80 sono venuto a trovare parenti, sangue e Barbera, nel Piemonte e per fare dire brevemente ho avuto un exploit discografico notevole qui in Italia, ho partecipato a Sanremo un paio di volte con i Passengers, era l'epoca anni 80, abbiamo fatto una musica pop dance, non era tutto il mio cuore, però era una bella esperienza musicale. Dopodiché sono passato a avere un'esperienza da discografico, ma più da music publisher, che c'è una leggera distinzione in quello che facciamo. Il music publisher segue gli autori, chi scrive i pezzi, gestisco brani e ho gestito la Sony Music Publishing per ben 16 anni come amministratore delegato e lì ho potuto collaborare con tanti talenti, scoprirne anche alcuni. I Sonora erano i miei ultimi artisti che ho firmato per l'azienda.
lavorato con tutti, sono stato in casa da Francesco De Gregori a suonare le sue chitarre meravigliose, perché lo rappresentavo come publisher anche. Per dire, da lì si salta all'ironia della mia infanzia amando i Beatles, rappresentavo in Sony anche i Beatles, il catalogo dei Beatles, che era una cosa piacevolissima. In Sony devo dire che ho iniziato nel lontano 88 e ho potuto avere esperienze, ho fatto marketing e A&R si chiama, l'ufficio artistico. Sono due rami diversi, ma il marketing era divertente perché organizzavo i piani di artisti famosi, Billy Joel, Liza Minnelli, Michael Jackson, e seguivo le loro attività in Italia. Io mi piace il lavoro del bardo, che è una vecchia tradizione celtica, no? Il bardo scrive le canzoni della società, del tribù. Il mio lavoro come bardo è proprio di catturare, si dice? Sì? Catturare un momento, che sia un momento politico o un momento di amore o un momento di un'ispirazione. Il lavoro del bardo è di catturare questo momento e di farlo. E mi piace questo lavoro, perché un ragazzo molto saggio mi ha detto una volta che noi siamo umani, muoiamo, però la musica è eternale, e mi piace che la musica sia una porta all'eternità per tutti noi. We live together, we die alone. We live together. Sonora 68, dal loro CD 1968, era uno dei primi CD che ho fatto sentire qui sul programma. Stasera stiamo festeggiando un anno della bellezza della musica indipendente che c'è in giro in Italia, in Europa, dappertutto. Sea flickers and pulls an ocean breeze. The wild night sings and brings Sorrento to its knees. A man holds a girl, he dries his eyes, and then he clears his throat to sing again. I love you all so well, all the southern winds could tell, and love is the chain that held us to the fall and watched us as we fell. Ma infatti, secondo me, la tecnologia permette a tanti di esprimersi. Solo l'internet come portale a tutto questo mondo vuole che c'è molta gente che fa musica, ma si fanno vedere. Perciò dipende da se questo è buono o no. Io posso passare notti intere solo a sentire nuovi talenti su vari siti, no? Ed è allucinante quanta roba c'è. È buono, la musica è un contorno importante nella vita dei giovani, perciò questo è positivo. Non è protagonista come era una volta, ma è molto presente, e questo grazie anche alla tecnologia. Jealousy.
love you oh so well. For all the southern wind could tell. And love is come diceva Chuck, nell'ambiente di oggi è molto più difficile per un artista indipendente di farsi sentire e di farsi ascoltare, perché ce n'è tanta musica in giro e la cosa con la tecnologia è che ha tolto il filtro. Il ragazzo in camera sua può scrivere una canzone, può registrare, può fare tutto e lo mette sull'internet e poi aspetta che sia i Beatles. Sì, bravo. Sai? Anche se il filtro era spesso criticato, perché sì, erano quei discografici a filtrare che magari ma non se ne intendevano sempre. Uno doveva fidarsi di loro. Beh, sì, è sì, vero, sì. È vero. No, non c'è più questo filtro e perciò c'è tanta musica e magari c'è hai proprio 30 secondi adesso per prendere l'attenzione dell'ascoltatore e se non sei bravo in 30 secondi c'è un altro MySpace, c'è Facebook, c'è tutto, c'è hai proprio 30 secondi e questo è molto difficile per un artista adesso. Voglio bene assai. Ti voglio bene assai. Ti voglio bene assai. Wow. Yeah. Poi, parlando di giovane musica e musica indipendente, a fianco a me c'è un grande artista e dopo ascoltiamo una canzone di lui e si chiama Chuck Rolando e sta proprio iniziando nel business di musica. In un senso sì, sì, in un senso... sì, allora ascoltiamo una canzone tua, cosa okay. dici? Sì, sì, vi faccio sentire It's All About You. It's All About Ray. No, well, actually, it's dedicated, I've dedicated to Amanda for her birthday oh, tomorrow, yeah, yeah, suo compleanno. Happy birthday, Amanda, yeah. Yes. Ma infatti l'ho scritto inspiration totale dalla mia dolce metà e spero che piaccia. Here's my ticket right in front of me. It's all about you. My time with you's been glorious, passionate and humorous. Every day I wake up with a smile. Give or take a few digressions, you've become my soul's obsession. My whole world makes sense 'cause of you.